Dovrebbe essere in diretta. Io Ok. non riesco a controllare, provo ad andare sulla pagina, vedo sì. Chiudiamo. Ci siamo, datemi conferma. Ci Vabbè. siamo? Sì, Simona dice che Ci siamo, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Ci incontriamo questa sera per parlare della giornata della memoria e vi assicuro che per me non è facile aprire questo argomento. Chi ha il senso della storia, ma un pochino, non tanto. Parlare della giornata della memoria significa andare ad aprire anche vecchie ferite, ferite che sembravano rimarginate, ma non mi sembra tanto. Comunque noi siamo gli amici del libro e della biblioteca e il 27 gennaio lo riteniamo un giorno da dimenticare, da ricordare. Cosa c'è di particolare il 27 gennaio, giorno della memoria? Ricordiamo milioni di vittime. Questo è il punto. Vittime che non sono state, diciamo, passate in un altro continente, sono passate nella civilissima Europa. E noi riteniamo che sia opportuno ricordare e ricordare bene, perché il rischio è quello di ripetere l'esperienza. Ora, questa sera abbiamo con noi il professore Spartaco Capogreco che dialogherà con Luciano Figliomeno, mentre Francesco Martino è il nostro tecnico nonché socio di ALB. Io lascio la parola a Luciano Figliomeno che avrà parole ancora più calde per presentare Spartaco Capogreco. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, buonasera professore Capogreco. Buonasera a voi, buonasera a lei. Ringrazio l'Associazione Amici del Libro e della Biblioteca per aver organizzato questa serata e anche le successive e anche la presenza del professore Capogreco che sarà di grande aiuto a definire, a capire che cosa è il ricordo, cosa significa fare memoria, coniugare la storia con la stessa memoria sono problemi grossi. Vorrei dire qualche parola riguardo il professore perché è importante anche, intanto il professore Carlo Spartaco Capogreco è professore di storia contemporanea e didattica della Shoah all'Università della Calabria, componente del comitato scientifico del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano e anche direttore scientifico della collana Scatola Nera della casa editrice Mimesis. È il primo storico italiano, direi, a ricostruire in una monografia le vicende di un campo fascista, ricordiamo il libro Ferramonti del 1987, e la sua opera più nota è La ricerca ventennale, confluita nel volume I campi del Duce che attualmente è stato tradotto l'anno scorso in lingua inglese con il titolo I campi di Mussolini. Nel 2007, col volume Il piombo e l'argento, alle sue ricerche va anche il merito di aver portato alla luce anche di Maria, il diario, la vicenda di Maria Eisenstein e il suo internata numero 6, prima testimonianza diretta di un campo di concentramento fascista. Ha scritto non solamente libri, ma anche saggi in riviste come Quale Storia, Mondo Contemporaneo, Studi Storici. Allora, il titolo di questa giornata è Il dovere della memoria e il valore della storia. Cosa e come ricordare il 27 gennaio. Ecco, il giorno della memoria ricorre ogni anno il 27 gennaio. L'evento si celebra in Italia e nel resto del mondo, ma cosa si intende per memoria? Perché ricordare? Ma soprattutto cos'è importante ricordare? Cerchiamo di chiarire il senso e la storia di una giornata che non va considerata tanto un omaggio alle vittime del nazifascismo, quanto un'occasione di riflessione
che ci riguarda. Le truppe dell'Armata Rossa arrivarono al cancello del campo il 27 gennaio 1945. Per questo motivo c'è la ricorrenza. Anzi, giunsero in quel sistema planetario di campi di sterminio che era Auschwitz. Il 27 gennaio bisognerebbe provare a mettersi nei panni dei soldati russi che entrarono ad Auschwitz quel giorno d'inverno. Guardare al campo e alla storia che racconta da quella prospettiva. Provare di fronte a quella scoperta lo sgomento di chi aprì i cancelli e si trovò davanti il pianeta Auschwitz. L'Europa, che attraverso gli occhi di quei soldati, prende coscienza di quella storia, la propria, quella che è avvenuta sul suo suolo, sotto il suo cielo, non un altro. Riconoscere che non è una storia altrui, cui si rende omaggio, ma qualcosa che ci appartiene. Quel passato è un macigno che riguarda anche il nostro presente. Non solo quel passato, che resta tale purtroppo vicino, opprimente e per assurdo presente. Perché quella storia è di tutti. Prima di tutto dell'Europa, che ha prodotto e partecipato ai rastrellamenti, alle deportazioni, alle camere a gas, alle fucilazioni di massa, alle leggi razziali, giusto per restare in Italia. Tutto l'impianto di questa terribile storia appartiene all'Europa e l'Europa appartiene a quella storia. La Shoah è stata non solo ebraica, ma universale. Perché l'odio, il disprezzo per gli ebrei, mostra la stupidità dell'odio e del disprezzo per qualsiasi comunità umana. La Shoah è sempre possibile, è sempre dovunque in agguato, contro chiunque. Ogni forma di antisemitismo è grave, non solo per la viltà morale e stupidità che dimostra, ma anche e soprattutto perché contribuisce a creare il terreno in cui può nascere e prosperare Auschwitz. Una delle tante distorsioni alla base dell'antisemitismo è la presunta estraneità dell'ebreo. Furono spesso le leggi razziali a costringere molti europei, che prima si sentivano soprattutto tranquillamente italiani, a confrontarsi con la loro diversità. Ricordiamo che sia gli italiani avevano partecipato sia alla Prima Guerra Mondiale, al Risorgimento, così come anche in Germania. Da parte degli ebrei tedeschi sentivano anche l'esigenza, sentivano forte il patriottismo, il nazionalismo del paese dove vivevano. La Shoah è la prova più terribile che ogni delitto è anche un suicidio, la distruzione di una parte di se stessi. Il male è anzitutto stupido, banale per dirlo come con Hannah Arendt. La Shoah è uno spartiacque dopo il quale il mondo non è più come prima. E non lo si può pensare come prima. Occorre capire come e perché la Shoah abbia potuto avere luogo. Anche la Shoah esige la comprensione storica e la storia, come afferma Magris, non è giustiziera né giustificatrice, bensì è o dovrebbe essere intelligenza delle cose. Ma con ciò si pone una contraddizione, in quanto la Shoah si è trasformata da storia criminosa a evento metafisico. A male assoluto e rifiuta sia di essere compresa, superata in quel giudizio storico che diceva Croce oltre il rogo, ma è possibile guardare la Shoah con la serenità dello storico oltre il rogo. Non significherebbe smussarla, relativizzarla, ridurre l'orrore. D'altronde, e stiamo per finire, d'altronde è angoscioso che la Shoah possa paralizzare per sempre ogni giudizio storico, trascendere la storia, come afferma Elie Wiesel, e dunque in qualche modo sconfiggere l'umana capacità di fare i conti con tutta la propria realtà in cui si artefici, vittime, complici, responsabili. Ma com'è possibile inquadrarla storicamente e contemporaneamente mantenere questo senso della sua assolutezza? La memoria è il senso della coralità di tutti gli uomini, anche di quelli che in quel momento non visibili che essa rende presenti. Per questo la memoria ha un valore sacro ed è nella tradizione ebraica uno dei più profondi attributi di Dio. La Shoah è un vertice dell'orrore per la simbiosi di barbarie e razionalità scientifica, di tecnocratico e di selvaggio, di arcaicità e di modernità che ha la sua base. Inoltre, essa è l'unico caso in cui lo sterminio non sia stato il risultato collaterale di violenze, sfruttamenti, brutalità, repressioni, terrori, bensì un fine
esplicitamente, intenzionalmente, scientificamente programmato e voluto. Siamo qui per ricordare la Shoah tramite uno dei più grandi valori trasmessi dalla civiltà ebraica, la memoria, per non dimenticare, ma soprattutto per ricordare ciò che potrebbe ripetersi. Essa non è il passato, bensì l'eterno presente di tutto ciò che ha senso e valore, l'amore, la preghiera, l'amicizia, la sofferenza, la felicità. Tutto ciò che ha senso fa parte della storia del cosmo, per citare un passo di Isaac Bashevis Singer. Tutte le cose essenziali sono nell'eternità del loro presente. Memoria è puro rapporto con la propria identità e la memoria è anche una garanzia di libertà. Non a caso le dittature cercano di cancellare la memoria storica, di alterarla o distruggere del tutto. Le tirannidi la deformano, i nazionalismi la falsificano e la violentano. La memoria ebraica può parlare a nome di tutte le vittime del mondo e della storia. La memoria guarda avanti, si porta con sé il passato, ma per salvarlo. Una frase del Talmud, un testo ebraico, recita: chi salva una vita salva il mondo intero. Nel fare memoria dobbiamo impegnarci fattivamente nella quotidianità. Professore, è un discorso molto complesso perché la mia idea è questa, che ci troviamo di fronte anche a una situazione nei nostri tempi in cui si respira un'aria di stanchezza, di retorica, cioè a seguito della progressiva anche scomparsa dei testimoni diretti della Shoah e della lontananza che le nuove generazioni sentono nei confronti del passato. Ricordare è un pochino più difficile. Così l'effetto terapeutico della memoria vede affievolirsi il suo impatto. Qual è il modo per superare questo problema, la banalizzazione che in questo momento avviene perché i fatti sono lontani, non sono vicini? Sì, buonasera. Ha posto il professore Figliomeno già delle questioni molto, molto importanti e certamente vorrei riprenderle, ma voglio prima dire che, come appunto avevamo concordato con gli organizzatori, non vorrei ovviamente fare adesso qui un discorso né cattedratico né aulico né, ma soprattutto conversare con voi e cercare di capire. Mi pare in questo senso che ci siamo già intesi con le ultime questioni Sì. poste sul tavolo dal professore Figliomeno, di capire cosa, in base alla mia esperienza di storico, ma anche in base a quella di cittadino, diciamo, che cosa si può fare realmente, perché è troppo facile dire ricordiamo, è giusto, ma non è che poi i risultati, il professore ha parlato di quest'area di stanchezza, delle banalizzazioni e di tante altre cose che sono accadute di recente, nel 20° anniversario di questa catastrofe, di questa immane catastrofe dell'umanità, di questa legge che ricorda appunto in Italia questa immane catastrofe dell'umanità, la legge Giorno della Memoria, che ricordiamo è stata promulgata nel luglio dell'anno 2000. I risultati poi non sono così, come dire, sono positivi da un lato, nel senso che sempre più sono le iniziative che destano ovviamente ricordo nelle scuole a livello istituzionale, a livello anche informale, così come fa la vostra associazione questa sera. Però d'altra parte l'antisemitismo anche misto all'assoluta volta, a volte estraneità delle giovani generazioni, da quello che può essere una comprensione, una dimensione storica delle cose troppo attaccati appunto alla rete, magari che dà anche un'enorme quantità di falsità, di fantonie che magari i giovani non sono in grado di discernere.
E quindi vediamo un po' come cominciare. Io mi ero segnato una cosa importante poco fa che ha detto il mio presentatore: la Shoah è di tutti. Questo mi pare un concetto che non è tanto chiaro in giro per l'Italia, per le scuole, nelle occasioni del giorno della memoria. Capita sempre, spesso, di assistere ad un rito che è molto simile, paragonarlo in XVI a quello che potrebbe essere quando andiamo come persone, come famiglie, come amici, a testimoniare la nostra solidarietà, le nostre condoglianze, diciamo così, presso degli amici, presso delle famiglie, amiche, quando c'è stato un lutto. E in questo senso, concedetemi il paragone, è come se il popolo intero, l'Italia, noi singolarmente nel nostro piccolo, andassimo dagli amici ebrei per testimoniare ritualmente questa nostra. Io ho questa impressione, ho questa impressione. E credo che questo voleva dire il mio presentatore quando ha detto la Shoah e di tutti, cioè intendendo dire deve essere di tutti, perché non è un problema, lo sappiamo bene, che all'apice di questo sterminio c'è stata la quasi distruzione, ma il tentativo era di una distruzione completa dell'ebraismo europeo, degli ebrei d'Europa. Ma ci sono poi stati altri delitti, altre uccisioni, non ha riguardato ovviamente la Shoah, è un termine ebraico che sta ad indicare l'apice di questo sterminio, concetto di questo sterminio. Ma la macchina infernale, la deportazione nazista ha riguardato anche altri popoli, altre categorie, e tutto questo comunque non va guardato da parte, diciamo, mettendosi nei panni di questi popoli o mettendosi nei panni degli ebrei, va guardato sotto la lente dell'umanità intera, guardando l'umanità intera che cosa ha fatto a se stessa. Quindi la Shoah è di tutti, non è degli ebrei. Anzi, dovrebbero, secondo me, anche gli amici ebrei stessi cercare ancora di più di sottolinearlo, anche quando loro giustamente partecipano a queste iniziative, come partecipano tutti quanti gli italiani. Ma è una cosa che viene sottolineata, ma andrà raccontata, andrà spiegata ancora di più. Un'altra cosa, la Shoah naturalmente è uno spartiacque, no? Sappiamo la famosa celebre frase: dopo Auschwitz non ci potrà essere poesia. Sappiamo le meravigliose concetti che hanno detto in questo senso personalità come Elie Wiesel, come Primo Levi e come anche i nostri deportati italiani hanno continuato a ripetere quelli che sono sopravvissuti e che hanno poi, come per esempio Piero Terracina, Liliana Segre e altri, che hanno trasformato la loro vita in missione, camminando appunto per testimoniare da una scuola all'altra. Quindi c'è questo spartiacque. E c'è questa unicità. Il dovere della memoria, dice la locandina che mi avete mandato, il dovere della memoria è il valore della storia. Sono cose che naturalmente devono andare in sintonia, altrimenti si perde il nesso del primo concetto. Cioè, senza il valore e l'ausilio continuo
della storia, che schiarisce il percorso, che illumina il sentiero, il dovere della memoria può diventare qualcosa di celebrativo, come è stato accennato, qualcosa di rituale. E poi, chi ce lo ha detto a noi che basta solo ricordare i fatti in sé, che vanno ricordati, naturalmente vanno ricordati, ma siamo poi così sicuri, visto com'è l'andazzo di questi ultimi tempi, quanto a razzismo, quanto ad antisemitismo nel mondo, siamo così sicuri che basti ricordare? E allora c'è un modo ancora più importante o parallelo a quello del semplice ricordare i fatti, è quello di ricordare i meccanismi, di capire, di far capire soprattutto ai giovani, soprattutto nelle scuole, questa validità, soprattutto con chi ancora una sua idea del mondo e della vita se la deve fare, la costruisce giorno per giorno. Far capire i meccanismi che portano a gradi continui, step e poi step, dal semplice scherno, dalla semplice battuta, dal semplice pregiudizio che può sembrare così banale, e poi gradino su gradino arrivare a cose come questa di cui parliamo qui stasera. Prego. Volevo accennare che nel 1966 Teodoro Adorno, in una relazione alla Radio dell'Assia, affermava: l'esigenza che Auschwitz non si ripeta più un'altra volta si situa prima di ogni altro in campo educativo, precede di tanto ogni altra che credo non sia necessario fondarla né si abbia il dovere di farlo. Ecco, oggi a distanza di quasi mezzo secolo, tale affermazione è ancora valida? Qual è lo stato, il valore predittivo? Di fronte all'ampiezza dei problemi che la Shoah pone, quale affrontare? Come affrontarli questi problemi e con quali finalità? E qui è un problema della scuola, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma la storia del Novecento si riduce a un mese e mezzo alla fine del quinto anno. Non si conosce la storia del Novecento, e questo è un fatto molto grave. Per cui come affrontare questi problemi, e anche se c'è, con quale finalità affrontare questi problemi, che devo dire sono problemi che dobbiamo anche educare i giovani a sapere e a conoscere questi problemi. Ecco, la mia domanda è: quali affrontare, come sì, affrontare, sì, con quale certo, finalità? Mi sono preso un appunto, però io se volete, così come avevamo concordato, preferisco finire e poi le domande le facciamo successivamente, altrimenti rischio anche di perdere il nesso di quello che stavo per dire. Certo, mi scusi. Comunque, no, la ringrazio e me ne sono appuntate. Allora, stavo dicendo, il dovere della memoria. Il dovere della memoria parlò sul finire della Seconda Guerra Mondiale il generale Eisenhower, esattamente in relazione all'argomento di cui stiamo parlando stasera, volle che fossero fatte centinaia di fotografie, volle che fossero fatti metri e metri di bobina, di filmati, per testimoniare, documentare le cataste ammucchiate, quasi delle piramidi puzzolenti di cadaveri che si sono trovati gli alleati venendo da Occidente verso il cuore del Terzo Reich, e i sovietici altrettanto venendo da Oriente. In questo caso, disse il generale Eisenhower, dobbiamo documentare
appunto per il dovere della memoria, perché sicuramente, cito testualmente, arriverà un giorno in cui si alzerà qualche idiota e dirà che tutto questo non è successo. Bene, poteva sembrare esagerato all'epoca questo, poteva sembrare eccessivo, magari in quelle situazioni terribili in cui gli alleati cercavano di soccorrere, cercavano di portare da mangiare a queste larve umane, eccetera, andare ad occuparsi in un modo così spasmodico della documentazione fotografica. E invece sappiamo che questo idiota si è veramente ripresentato, anzi si sono presentate squadre e si presentano continuamente squadre e processioni di idioti che dicono che questo non è stato, oppure che dicono che questo è stato mitizzato, oppure altre cose, altre fesserie del genere. Milioni di uomini erano stati strappati alla loro vita e deportati infine in luoghi lontani e uccisi con il gas o col lavoro stesso, col lavoro schiavo, all'interno appunto di una situazione che la storia non aveva mai visto, perché costruire questo connesso tra arcaicità e modernizzazione, come ha saputo fare lo sterminatore nazista con le camere a gas, con i gas Wagen, con altri meccanismi che sono i centri di sterminio, i campi di sterminio, voi sapete, sono quei sei che vengono proprio dedicati totalmente agli ebrei, perché lì ci si arriva e sostanzialmente si viene subito uccisi, quindi non sono delle grandi strutture, non hanno bisogno di grandi spazi, di baracche. Infatti, gli storici più accorti, più specializzati sul tema, ormai non li chiamano più campi di sterminio, ma li chiamano centri di messa a morte o centri di sterminio. Sono delle fabbriche che possono esserci appunto perché si fanno forti anche delle tecnologie, della modernizzazione, di ciò che l'uomo nel cuore dell'Europa, nel pieno 1900, appunto, erano riusciti a fare attraverso la scienza, la tecnica, e che vengono appunto strumentalizzate ai fini di sterminio dell'umanità. Del dovere della memoria, continuo con questo concetto, il dovere della memoria. Parlò pure il presidente Mattarella, se vi ricordate, il 19 gennaio del 2018, nel momento in cui nominò senatrice a vita Liliana Segre tra le poche sopravvissute italiane del campo di Auschwitz, una nomina legata non solo alla sua deportazione, ma anche perché, come ho detto prima, si era trasformata la Segre in instancabile promotrice e portatrice di memoria e di conoscenza storica, con un lavoro indefesso che poi a qualcuno dà fastidio, se è vero, come è vero, che poi da alcuni anni la Segre ha dovuto essere scortata per poter uscire, per poter fare questo lavoro e non solo, e non solo. E quindi tutto questo, diciamo, è il concetto del dovere della memoria. Potrei dare altri esempi, altri richiami storici più o meno vicini a noi, ma il dovere della memoria è in fondo anche l'imperativo ebraico per eccellenza, Zakor, ricorda, che invita assolutamente a ricordare, prima ancora quindi che
la Shoah, che poi la Shoah trasformerà questo, in qualche modo, questo precetto per gli ebrei, perché da un precetto essenzialmente religioso identitario, solo chi rispondeva a questo, chi risponde a questo imperativo del ricordo, poteva accedere al sacro, avvicinarsi al Signore per gli ebrei. E dopo Auschwitz, questo imperativo acquisterà una valenza più composita, una valenza più composita, e per arrivare al giorno della memoria, che è una, come sapete, ormai una ricorrenza internazionale, ma per l'Italia questo avviene, come abbiamo detto, da 20 anni, e questo è legato ad una legge che ha avuto una gestazione, come ricordava in questi giorni, in varie interviste, Furio Colombo, che è stato il primo firmatario, ha avuto una gestazione che è stata abbastanza lunga, quasi 5 anni, numerosi dibattiti parlamentari. E sulla quale, sul discorso di questa legge, e quindi anche di analizzare i risultati, o perlomeno accennare un attimo, nel breve tempo che abbiamo, ai risultati che essa ci ha dato, ritornerò tra un attimo. Quindi, inevitabilmente, dovere della storia. Il dovere della memoria e l'importanza della storia, cioè il valore della storia, ci porta al rapporto che c'è tra queste due posizioni, cioè tra questi due concetti di storia e di memoria, e la memoria di per sé, assolutamente, vedremo, necessita della storia. La storia che d'altra parte, in quanto a memoria, in quanto a passato, non è un fatto, diciamo, preciso. Si tratta di situazioni dinamiche. Il passato non l'abbiamo noi davanti. Noi storici lo cerchiamo di costruire, cerchiamo di ricostruirlo. E l'equilibrio è sempre variabile per quanto riguarda la memoria, non può essere una fonte presa come le altre fonti che noi abbiamo, perché la memoria è sempre un qualcosa di fluido, un qualcosa di dinamico, in un equilibrio variabile con l'oblio, ma anche in un equilibrio variabile con la storia, perché mi è capitato anche a me di sentire, per esempio, dei testimoni. Non dobbiamo prendere la testimonianza diretta anche dei sopravvissuti della Shoah, sempre come oro colato, perché nel corso di una lunga vita, che possono avere persone che sono sopravvissute, i pochi sopravvissuti, per esempio, ai lager, possono anche essere condizionati i loro ricordi da quello che hanno sentito dire o da quello che hanno letto o da quello che hanno studiato dai libri di storia, per esempio. Ecco quindi che quello che noi chiamiamo memoria è qualcosa di vivo e cangiante e richiede quindi delle manutenzioni, dei confronti. Questo perché, per dirla con Le Goff, con una citazione che avete voluto mettere sulla locandina, come il passato non è la storia cerca di ricostruirlo, quindi per la storia il passato è un oggetto. E così la memoria non è la storia, ma è un insieme dei soggetti che compongono la storia stessa. Sembra, per
molto complicato. Un po' lo è, ma basta tener conto che i fatti del passato interagiscono col presente. Dobbiamo essere consapevoli di questo. I fatti del passato ci interrogano, ci costringono a pensare, ci spingono a tenere conto di quello che facciamo e quindi le sequenze dei fatti che noi ricordiamo non sono intatte, non sono immagazzinate, ma si rimodellano. La memoria interagisce con essi, ci mette sempre del suo, rielabora, interpreta, talvolta rimuove, cancella. E nel cancellare c'è questo equilibrio di cui facevo cenno prima, che è tra la memoria e l'oblio. L'oblio che, vediamo per esempio, c'è qualcuno che aveva teorizzato proprio, tipo il filosofo Nietzsche, in contrapposizione alla tradizione millenaria dell'Occidente, favorevole alla memoria, si schierò apertamente a favore dell'oblio, in un modo ovviamente eccessivo e non condivisibile, ma l'oblio va anche difeso. Bisogna spezzare una lancia perché l'oblio può essere a volte salvifico. Ci sono delle situazioni in cui il meccanismo della mente dell'uomo, se non ricorresse appunto all'utilizzazione dell'oblio, non sarebbe in grado di sopportare il peso di determinate condizioni, di determinati traumi, e quindi il meccanismo può essere quello della rimozione, in cui appunto il trauma viene rimosso, magari sopravvive, poi in un determinato contesto potrà riemergere. Oppure ancora c'è una cancellazione totale. Persone che davanti alla perdita di un figlio, di un incidente gravissimo, di un trauma di guerra, o cose del genere, hanno preferito dimenticare, cancellare totalmente. Però, visto che parliamo di oblio e visto che abbiamo già accennato inizialmente alle cose negative del presente in relazione alla memoria, alla scarsa memoria, dobbiamo dire che nelle nostre società, nelle società in cui viviamo, si è sviluppato un nuovo tipo di oblio. Ed è un oblio che trae riferimento da quella che è stata definita come una compressione spazio-temporale. Questo riguarda soprattutto i giovani, le giovani generazioni, quelle per le quali noi soprattutto avevamo pensato, l'Italia in particolare aveva immaginato a introdurre questo giorno della memoria. Compressione spazio-temporale che vuol dire? Vuol dire che c'è un eccessivo appiattimento sul presente, un abnorme appiattimento della memoria culturale di questi giovani che fanno quasi, perché se il giovane nel proprio contesto mentale, culturale si appiattisce totalmente sul presente, allora vuol dire che è come se l'oblio avesse vinto sulla memoria, perché di fatto c'è una situazione tale, quella che i francesi chiamano presentisme, che noi, per esempio, in un libro recente, Salvatore Settes ha definito molto bene con una espressione che dice una vera e propria, lo chiama come una vera e propria mutazione antropologica della memoria sociale, ma non è una novità, questo è un fatto grave che sta sempre più aumentando negli ultimi anni, e che lo storico britannico Hobsbawm aveva già definito ancor più, in modo ancora più esteso in questi termini, vi cito testualmente: la distruzione del passato, o meglio la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l'esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, quindi distruzione dei meccanismi che connettono le esperienze contemporanee a quelle delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani degli ultimi anni del Novecento. Questo
Questo lui lo scriveva, Hobsbawm lo scriveva nel suo libro Il secolo breve, sappiamo, dedicato al Novecento, un'opera molto importante e molto ampia. E addirittura il fatto che dica è uno dei fenomeni più strani degli ultimi anni del Novecento ci deve allarmare. Ci deve allarmare perché è continuata, non è una tendenza che è andata a scemare. Nella nostra epoca, quindi, è molto importante capire, analizzare qual è e quale dovrebbe essere il ruolo degli storici. Sulla storia in sé, non vi sto a tediare sul significato della storia, ci sono importanti filosofi, oltre che storici. Che hanno detto molto, ma noi sappiamo che nella nostra realtà la storia, il ruolo e l'attività degli storici, che dovrebbe essere sempre, che è stato sempre anche nelle altre epoche importante, in questo caso dovrebbe essere ancora di più e quindi dovrebbe essere cruciale. È determinante in questo senso non solo la presenza degli storici, ma la presenza di chi li fa operare, la presenza di chi li fa lavorare sulla formazione delle coscienze, sulla cultura, sulla formazione culturale dei giovani e quindi la scuola e l'università. Ma questi che appunto sono gli elementi cruciali della società, la scuola e l'università, cioè utilizziamo l'istruzione, non da queste due strutture, da questi due pilastri della nostra istruzione, non vengono buoni segnali. Non vengono buoni segnali perché da un recente questionario. Non parlo di quelli che già avevamo visto ed erano allarmanti negli anni 90 e poco dopo, ma un questionario ancora più fresco, diciamo, degli ultimi anni dell'Università di Urbino, fatto su 303 universitari, quindi non stiamo parlando qui di giovani in senso lato, no? Ma stiamo parlando di universitari. E risulta per esempio che il 58,8% di questi intervistati è riuscito a malapena a studiare la Seconda Guerra Mondiale, senza aggiungere col programma della storia contemporanea neppure gli anni 50. Quindi vedete, probabilmente viene scavalcata addirittura quasi l'intero periodo della Guerra Fredda, altro che le cose più vicine a noi. Negli Stati Uniti d'America sono andati a verificare cosa stesse succedendo con un sondaggio dello scorso anno in cui sono stati intervistati giovani, non solo studenti universitari, ma cittadini, diciamo, tra i 18 e i 38 anni. Quindi qui abbiamo un'età più alta, però i giovani che interessano a noi, soprattutto dai 18 anni in avanti, sono compresi. E qui viene fuori che il 63% di essi ignorano che durante la Shoah vennero uccisi circa 6 milioni di ebrei. Poi addirittura c'è stato chi, un decimo degli intervistati, dice che lo sterminio, queste sono delle cose che purtroppo esistono perché vengono riportate ampiamente non solo dalla rete, ma anche da studi sull'antisemitismo recente, che lo sterminio sia stato provocato dagli ebrei, mentre il 48% non conosce neppure un nome qualsiasi di un campo di concentramento e il 23% ritiene che l'Olocausto sia stato un mito. O che comunque, se è stato un fatto storico, è stato mitizzato, è stato comunque esagerato. Ecco,
Questi vuoti culturali sono molto frequenti in Italia. Non siamo esenti noi da questa situazione. E questo che cosa dice? Cioè, non c'è bisogno di sondaggisti, ok, ma una volta che ci danno questi risultati è evidente che l'insegnamento della storia non è sufficiente. Non è sufficiente. E quindi c'è un difetto di insegnamento della storia e c'è poi una ignoranza che mista a nuovi antisemitismi che dilagano non solo per l'insufficiente insegnamento della storia. Ovviamente qui c'è tutta una macchina che passa soprattutto, che viaggia soprattutto in rete, perché in Italia questo è stato già visto, lo vediamo tutti i giorni, è stato studiato. Fin dalle scuole elementari l'Olocausto diventa in alcuni videogiochi appunto un gioco. E gli ebrei in questi giochi molto spesso sono il trofeo. Quindi i ragazzi, cominciando a scherzare con queste cose, si assuefanno ai neoanalfabetismi e a tutte le altre falsità che la rete propaganda e propina loro, se non c'è appunto chi a scuola, nella famiglia, ma soprattutto in questo caso a scuola, provvede a rimpiazzarli, a distoglierli, a fargli capire. Il presidente di questa organizzazione, dell'organizzazione americana che aveva fatto questo sondaggio di cui vi ho parlato in America, Gideon Taylor, ha detto, davanti a questi dati spiazzanti, ha proferito questa frase: mai come oggi abbiamo bisogno di storia. E di una cosa simile, ve lo voglio dire perché è di 2 anni fa, ma è stata una cosa molto importante che ha avuto ampio seguito sui giornali in Italia. Ed è stata una mozione, una petizione meglio, che è stata proposta da 3 personalità. La senatrice Liliana Segre, lo scrittore Montalbano, scusate, adesso ho fatto Camilleri ovviamente, e lo storico Andrea Giardina. Queste 3 personalità, non so se vi è capitato, ma sono stati appunto, il lancio è avvenuto sul quotidiano Repubblica, hanno lanciato questa petizione nazionale che si intitola, la trovate ancora se andate a cercarla sulla rete, La storia è un bene comune, e parlavano anche loro di assoluto bisogno di storia nella società. Quindi, dopo aver indicato i nostri tempi cito, momento di grave pericolo per la sopravvivenza stessa della conoscenza critica del passato, ecco, questo appello lamentava senza mezzi termini che in Italia la storia viene soffocata già nelle scuole e nelle università, esautorata nel suo ruolo essenziale e rappresentata come una conoscenza residuale. Ed infine, questo appello formulava ben precise accuse contro alcune scelte o inadempienze governative nei confronti dell'insegnamento e dello studio della storia, e queste inadempienze erano in particolare il ridimensionamento della prova nell'esame di maturità, l'avvenuta riduzione delle ore di insegnamento nelle scuole, il vertiginoso decremento delle cattedre universitarie ed il blocco del reclutamento dei ricercatori, degli studiosi più giovani in storia. Quindi, vedete, non voglio, come dire, cambiare argomento. Mi avete chiamato per parlare di memoria e lui si mette a parlare della situazione della storia.
sono convinto che vada fatto questo discorso qui, perché adesso passerò rapidamente a darvi delle informazioni che vanno dette, essenziali, ma vanno dette le informazioni sulla Shoah, ma va detto quello che è il contraltare della memoria. La memoria può funzionare se funziona la storia. Questa storia è stata bistrattata in Italia esattamente in questi stessi anni, non proprio da 20 anni fa, ma le cose più gravi che anche sono state elencate da questa petizione sono avvenute paradossalmente nel momento in cui si diceva di voler fare memoria. Scusate, ma mi sembrava giusto dirvele queste cose, perché questo ci pone in una situazione non tanto allegra, e non è un discorso di ricordare e basta. Qua si tratta, la memoria deve essere attiva. Memoria attiva, ricordo attivo. Cittadini devono pretendere determinate cose. La scuola deve rispondere, altrimenti noi ci possiamo battere, possiamo tentare, possiamo cercare di fare, ma i risultati sono che appunto la conoscenza storica, soprattutto sugli ultimi secoli, sul Novecento, non sta crescendo come crescono le manifestazioni per il giorno della memoria. Alcuni dati sulla Shoah come fatto storico. Che cosa una delle mi riferisco ai miei studenti, mi riferisco ai giovani. L'idea spesso dei giovani che sanno, non di quelli che non sanno, perché allora lì bisogna comunicare, spiegare tutto. Ma chi ha delle cognizioni sulla Shoah, su Hitler, sul nazismo, sullo sterminio degli ebrei, si ha l'immagine, che spesso è diffusa anche tra gli adulti di media cultura, che Hitler, 1933, ascesa della dittatura in Germania e quindi campi di concentramento e quindi Auschwitz. Perché c'è questa idea che Auschwitz sia racchiude in fondo, no? È un archetipo, Auschwitz è l'immagine, il luogo simbolo che indica tutti i lager. Ma non è stato così, non c'è stato subito lo sterminio, la distruzione degli ebrei, però c'è un processo graduale sul quale vi voglio dire qualcosa perché. Perché questo processo che arriverà poi allo sterminio materiale fisico, se noi cogliamo questa gradualità e la sappiamo trasmettere ai giovani, allora questo li aiuterà per cercare di, anche nel loro quotidiano, cogliere dei segni. Ma chi ce l'ha detto a noi che uno sterminio non potrà ripetersi? Ma chi ce l'ha detto a noi che questo è stato una volta e poi solo perché noi ricordiamo? Più che ricordare, noi dovremmo, cioè il ricordo dei fatti storici va bene, ma noi dobbiamo spiegare anche i meccanismi. I meccanismi sono quelli per il nazismo, che arriva poi fino a distruggere l'umanità, sono quelli dei pregiudizi, trova una base di pregiudizi diffusi, tradizionali. Il razzismo tedesco in quel periodo, anche per via della sconfitta, sappiamo tutta la situazione della Prima Guerra Mondiale, l'umiliazione, i debiti troppo alti, eccetera, eccetera, però c'è un razzismo tedesco che parte da un antisemitismo molto diffuso. Basta ricordare per esempio certi concetti incredibili contro gli ebrei di Martin Lutero. C'è questa situazione in Germania di un tradizionale antisemitismo che poi passa ad un livello successivo ad una xenofobia diffusa. Da qui alla distruzione poi
di un popolo alla distruzione in massa, il passo sarà breve. Il passo sarà breve con una serie di tappe che sono anche importanti da ricordare, perché non è che in un primo tempo, diciamo, c'è l'idea di allontanarli gli ebrei. Probabilmente ci credevano gli stessi nazisti, cioè l'allontanamento in particolare con l'occupazione, con la sconfitta della Francia nel 1941, viene l'idea di trasferire circa 4 milioni, se non più, di ebrei europei, non tutti tedeschi ovviamente, perché sappiamo che in Germania gli ebrei all'epoca erano circa 500.000 soltanto. Ma dei paesi invasi, perché con il 1939 l'occupazione della Polonia, già solo questo paese aveva circa 3 milioni di ebrei, quindi di trasferirli in un'isola africana, quella del Madagascar, la grande isola che apparteneva alla Francia, quindi si pensava di poter. È un piano che poi viene abbandonato. Ma nel frattempo sappiamo che il potere di Hitler, che aveva già enunciato nella sua campagna elettorale, il dittatore già nella sua campagna elettorale aveva parlato di ariani, di potere solo ai tedeschi, di un'Europa pulita, ripulita dagli ebrei e di queste cose qui. La lotta ovviamente avviene anche nei confronti degli oppositori. Circa 200.000 oppositori vengono arrestati immediatamente nel 1933 e celebre il decreto del 23 febbraio del 1933 per la popolazione del popolo e dello Stato. Ebrei nei primi 6 mesi sono arrestati alquanto pochi in una prima fase, fino ad arrivare poi alla legge famosa che tutti sappiamo, legge di Norimberga. Quello che noi chiamiamo legge di Norimberga sarebbe la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, che porterà poi immediatamente dopo, nel 1936, all'organizzazione della rete dei lager. I primi lager c'erano già, Dachau addirittura era del 1933, però erano un po' disorganizzati, erano un po' quasi spontanei, nel senso che non c'era un coordinamento generale. Poi, con la guerra, cominciano a giungere nella Germania masse enormi, milioni quasi di deportati da tutte le zone sottomesse dalla Germania. Il progetto quindi di deportazione degli ebrei, di trasferimento nel Madagascar, fallisce, va scemando, soprattutto dopo la occupazione dell'Unione Sovietica del 1941, che provoca ovviamente, fa sì che il numero degli ebrei sottoposti al Terzo Reich sia ormai diventato eccessivo, impossibile da gestire per chi vuole comunque liberarsene. E quindi si cominciano a costituire inizialmente dei gruppi, Einsatzgruppen, sono dei gruppi di intervento, dei gruppi mobili di massacro, vengono chiamati dagli storici. Sono delle unità mobili delle dimensioni di un battaglione, circa 150 uomini, che sono incaricati di uccidere gli ebrei sul posto, nei villaggi, nelle piccole città. Si va, si uccide sul posto con il fucile ancora, non siamo organizzati. I nazisti non sono ancora tecnologicamente attrezzati alle distruzioni. Uccisi e fucilati.
fatti scavare la fossa sul posto. Nella prima fase quindi della Shoah ci sono queste eliminazioni, esecuzioni all'aperto. Nella seconda fase ci saranno i centri di sterminio, ma ovviamente sappiamo che anche gli altri lager non di sterminio, c'è una morte naturale, tra virgolette, cioè per lo sfinimento, per la fame, per il troppo lavoro, per il troppo freddo. Quindi c'è questa gradualità che non è stata fermata all'inizio e sembra quasi impossibile poi fermare. Infatti nella terza fase della Shoah ci saranno le cosiddette marce della morte, dove appunto i grandi campi di sterminio che si trovano in Polonia, quasi tutti, che sono ormai in zona non sicura per l'arrivo delle truppe sovietiche, vengono internati, vengono costretti a vengono trasferiti a piedi verso i lager della Germania. Vi volevo dire due cose sulla Shoah e l'Italia. E poi, prima di darvi la parola per qualche domanda, appunto, ritornerò sulla questione del giorno della memoria in Italia. Dall'Italia, nell'Italia, la Shoah, quando arriva, l'Italia si fa protagonista anch'essa di questo che è il piano di sterminio europeo, dal momento in cui viene occupata dai tedeschi, quindi dopo l'8 settembre 43, e dal momento in cui il fascismo, caduto come regime il 25 luglio, diventa fascismo repubblicano, cioè con la Repubblica Sociale Italiana. Questa situazione cosa ci fa capire? Ci fa capire che ciò che non ha interessato, cioè le regioni che non sono state interessate dalla Repubblica Sociale Italiana, cioè tra queste la Calabria, buona parte della Campania, ovviamente per pochissimo tempo i tedeschi vanno via quasi subito, si attestano su posizioni lungo la linea Gustav, nella Calabria gli alleati arrivano già il 3 settembre del 43, quindi in questa condizione la Shoah in Italia può distribuirsi, diffondersi ed agire nella parte centro-settentrionale. Sono 120 treni dalla penisola e dai territori occupati dagli italiani. Quali sono questi territori? Sono soprattutto possedimenti italiani, in particolare quanto agli ebrei più che occupati. Erano il Dodecanesso, che apparteneva all'Italia fino all'8 settembre 43, da cui sono stati deportati 1820 ebrei. In totale sono circa 5 milioni e 9, secondo lo storico Gutmann, o 5 milioni e qualcosa, secondo lo storico Hilberg, che sono i maggiori storici della Shoah, e parlando in generale per quanto riguarda appunto l'intero ebraismo europeo. L'Italia quindi ha avuto una perdita ha avuto una deportazione ebraica di 6.806 persone, di cui i sopravvissuti, dai quali abbiamo citato qualche nome qui questa sera, sono 837. E a questi ovviamente vanno aggiunti i 1.820 di cui ho già parlato, che provenivano dai possedimenti italiani dell'Egeo, dall'isola di Rodi. Questo scempio dell'umanità termina con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Una cosa su cui dobbiamo riflettere, è importante riflettere, no? Io chiedo ai ragazzi giovani che magari sono nati proprio attorno all'anno 2000, abbiamo detto che la legge del giorno della memoria in Italia ha 20 anni,
è del 2000, però l'abbiamo cominciata a celebrare, diciamo così, nel 2001, la prima volta. Quindi questi giovani che vengono all'università super giù sono coetanei di questa legge. Sapete che una domanda davanti alla quale loro rimangono spesso spiazzati è: secondo te, da quanto tempo viene ricordata la Shoah con un giorno o la giornata della memoria? La risposta che danno i giovani è di dire da sempre, cioè perché per loro questo da sempre vuol dire la fine della guerra ed ha una sua logica, no? Davanti ad una tragedia così grande, loro pensano è stata fatta questa legge nel 1946, massimo nel 1947. E invece noi sappiamo che questa legge è stata fatta 55 anni dopo la fine della guerra. Quindi, siccome prima accennavamo all'equilibrio memoria-oblio o a appunto memoria e storia e la necessità del ricordo e tutte queste cose qui. Naturalmente è importante ricordarlo e qui c'è importante dare delle ipotesi anche, come mai 55 anni per fare tutto questo? E quindi, specialmente nel caso italiano, non possiamo non ricordare che, per esempio, Primo Levi, che a livello internazionale il suo libro Se questo è un uomo è un capolavoro universale, è un classico universale della deportazione e lui faticò così tanto per trovare un editore serio, degno di questo nome, per poterlo pubblicare. Alla fine riesce un altro libro importante, più sul piano storico, della ricerca, è quello del 1961 di Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, ed è appunto del 1961 ed è un libro che è stato fatto da uno storico con una poderosa ricerca, ma che è stato commissionato dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Quindi vedete il discorso che facevamo prima. È una cosa, l'antisemitismo, anche qui il regime fascista, è una cosa da ebrei o è una cosa dell'umanità? E sembrerebbe quindi che gli storici italiani non fossero tanto interessati a scoprire queste cose, a indagare queste cose. E questo discorso ovviamente misto poi da una parte i ritardi, dall'altra parte negli ultimi tempi, il dato oggettivo che la storia viene un po' vilipesa e ci pone davanti a una situazione abbastanza sconfortante per quello che riguarda appunto la trasmissione della memoria nel senso attivo, non nel senso di dire noi siamo andati lì quel giorno, il 27 gennaio, ci siamo messi, abbiamo sentito, perché spesso poi la giornata della memoria a volte. Adesso no, perché siamo sotto lockdown, ma quando si potevano fare queste iniziative, magari con un concerto, con un video, con un'altra iniziativa di tipo culturale, che sono importanti ovviamente queste cose, però spesso si aveva questa impressione di un ricordo di tipo moralistico, di circostanza, di dire poverini, sono morti, i nazisti sono cattivi e quindi noi non possiamo fare altro che questo. Invece no, noi dobbiamo agire sul piano della consapevolezza e dei meccanismi. I meccanismi, come si può immaginare che nella civilissima Europa un popolo, voglio dire, la culla della anche delle arti, della musica che è stata la Germania, come può avvenire tutto questo? Io credo che, per esempio, nella cronaca di questi ultimi tempi ci dà molti spunti, la cronaca ci dà degli spunti, perché ci sono delle follie
che sul piano storico dice: ma io non riesco ad immaginarla, chissà cosa c'era. Come fa Hitler a convincere che queste milioni di persone in Europa sono dei topi rognosi che vanno sterminati? Certo che c'è stata la resistenza, anche in Germania c'è stata resistenza, i popoli hanno lottato il nazifascismo, per fortuna l'hanno vinto, ma i tedeschi per molta parte si erano lasciati convincere. La cronaca di questi giorni mi dà degli spunti che io ho provato anche a discutere con gli studenti a lezione, ma insomma, nella patria della democrazia internazionale, negli Stati Uniti d'America, un presidente che si mette a dire che le elezioni sono state frodate, che lui è il vincitore, non quello che ha vinto. E quando questo poi viene smentito da tutti i tribunali, da tutti i controlli, da tutte le riletture dei voti, lui continua, continua, continua. Io penso che questo elemento, al di là che poi è sfociato in un fatto anche inimmaginabile, che poteva portare, provate ad immaginare se ci fosse stato veramente l'arresto della Presidente Pelosi, oppure addirittura la morte di Biden, oppure un morto eccellente in quella situazione. E quindi che una democrazia come quella però cadeva in un vuoto di potere in seguito ad un'aggressione del Parlamento, quando poi tutti gli esperti dicono che gli esperti di politica e di cose statunitense dicono che dalle Torri Gemelle in poi, in qualsiasi luogo pubblico si va in America, nelle grandi città perlomeno, se te entri che non puoi entrare, che non hai un pass, scatta dovunque un allarme incredibile. Cioè, in qualche modo, questa era una reazione all'attacco che l'America aveva su. E lì non succede niente. Ecco, non c'entrano le due cose. Ovviamente non voglio fare parallelismi con il nazismo, però io mi sono trovato personalmente davanti allo sconcerto in quelle ore, seguire questo. E probabilmente questo ci può dare appunto l'occasione per immaginare che quando si batte sulle scemenze vengono ripetute, come poteva essere appunto anche questa della vittoria negata a Trump, a dirlo una volta, a dirlo due, a dirlo tre, a dirlo quattro, e poi a fomentare la folla. Perché ecco, immaginatevi invece una nazione come poteva essere la Germania degli anni 30, affamata, ridotta al pagamento di questi debiti eccessivi, quindi con il gioco facile che aveva questo ciarlatano, che poi si è dimostrato capace di, partendo dagli strumenti di morte che c'erano già, una certa modernizzazione della morte. In Europa c'era già stata, ricordate per esempio la ghigliottina. All'epoca la ghigliottina è stata anche la prima volta che la morte veniva attraverso, seppure con l'intervento del boia, però attraverso una macchina. Ecco, poi a rielaborare, a migliorare, tra virgolette, andare avanti, si è arrivati alle camere a gas, si è arrivate alle fabbriche della morte. Chiudo ricordandovi appunto quella cosa che vi avevo promesso, cioè il giorno della memoria viene promulgato in Italia dopo un lungo dibattito, nel quale dibattito c'erano state proposte diverse, perché vedete, non era obbligatorio, era importante ricordare la Shoah, ma non era obbligatorio ricordarlo il 27 gennaio, la giornata. Ora è diventato un simbolo, ma per esempio Israele, la giornata della memoria più importante, e parlo di Israele, è quello che ricorda la rivolta del ghetto di Varsavia. La vera giornata di memoria è quella. Questo significa che uno può fare memoria. E cambia la stessa cosa che io faccio,
ha un altro valore se la faccio oggi o se la faccio in un altro giorno. Tra coloro i quali appunto proponevano date diverse, c'era lo storico Michele Sarfatti che propose il 30 di novembre, giorno della memoria in Italia, il 30 di novembre. Che cosa sarebbe cambiato? Sarebbe cambiato che la gente si chiede: ma perché il 30 di novembre? Certo, anche adesso si chiede perché il 27 gennaio. Allora la risposta ormai la sanno già tutti, perché arrivarono i sovietici con l'Armata Rossa ai cancelli del campo, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo aiuta in qualche modo ad immaginarsi la Shoah come cosa degli altri, i sovietici, i russi, la Polonia, Hitler. La legge poi non nelle poche righe poteva anche fare un riferimento all'Italia fascista, che ha la Repubblica Sociale Italiana ha contribuito alle deportazioni dall'Italia. Non lo ha fatto. Invece il 30 di novembre, proposto all'epoca da 20 anni, 21 anni fa da Michele Sarfatti, significava che 30, nel 1943, il 30 di novembre è la data dell'ordine di polizia numero 5 della Repubblica Sociale Italiana, che ordina, appunto, essendo un'ordinanza di polizia, la deportazione di tutti gli ebrei dall'Italia, cioè dalla Repubblica Sociale Italiana. E da quel momento vengono costruiti dei campi di concentramento provinciali. Ovviamente tutto questo non riguarda il sud, ma riguarda solo quelle zone, appunto, dell'occupazione tedesca e dell'amministrazione italiana, della RSI. Quindi ricordare Auschwitz, la Shoah, nel 30 di novembre avrebbe significato rimarcare che l'Italia ha anch'essa partecipato attivamente. Non è stata fatta questa scelta, se io mi trovavo d'accordo con questa proposta. Altri hanno proposto, per esempio, il 16 ottobre del 43, che tutti sappiamo essere la data della deportazione degli ebrei di Roma. Ma anche lì era sempre un atto che avveniva in Italia, ma era svolto ad opera dei tedeschi. Ecco, ho voluto ricordarvi questi collegamenti con il presente e ho voluto ricordare l'importanza della scuola perché credo che siano i punti sui quali battere maggiormente affinché questo ricordo si trasformi sempre più in ricordo attivo e presidio di democrazia per il futuro. Grazie. Grazie professore. Volevo farle due domande semplici. Perché si è voluto dimenticare? Perché non si è fatto un'autocoscienza collettiva, come è avvenuto per esempio in Germania, dove si è chiarito fino in fondo le colpe senza nessuna attenuante? E perché l'antifascismo si è incentrato più sulla condanna del totalitarismo, tra virgolette, imperfetto del regime, che sull'aberrazione delle leggi razziali? Grazie. Questo non aver ricordato non riguarda solamente l'antisemitismo, ovviamente, perché siamo stati specialisti nel non ricordare anche i crimini coloniali, Certo. alcuni dei quali sono stati anticipati, diciamo, già dall'Italia liberale, e poi il fascismo ci ha messo di suo per farle aumentare, poi non ci siamo ricordati delle aggressioni agli altri popoli. Diciamo che nella scuola eravamo delle mosche bianche. Io ho fatto il mio liceo negli anni 70, eravamo delle mosche bianche. Chi sapeva qualcosa sulla resistenza, per esempio, non dico sulle leggi razziali, ma anche solo sulla resistenza, e questo era lo studente, magari fortunato perché l'aveva letto e l'aveva saputo in un circolo o in famiglia, oppure aveva dei libri che comunque non l'aveva appurato dalla scuola. E
È stato una rimozione molto forte, alla quale però poi c'è stata anche la questione giudiziaria, no? Che è stata molto importante. La mancata Norimberga italiana. Per quanto riguarda l'asse, cioè l'Italia, la Germania e il Giappone, non stiamo a fare adesso la hit parade di chi ha fatto più crimini, ma sicuramente tutte queste nazioni, avendo oppresso e aggredito altri stati, hanno avuto i loro crimini di guerra, chi più chi meno. Ma mentre la Germania e il Giappone hanno avuto i processi, più di uno, in particolare per la Germania, il più famoso quello di Norimberga, ma ce ne sono stati altri. L'Italia non ha avuto nessun processo e quindi è mancata anche la memoria giudiziaria. Perché? Perché in particolare poi c'è stato, come sappiamo, dopo il 45 lo spostamento di coalizione. È finita una guerra e iniziava un'altra, no? Dalla guerra e dalla coalizione antifascista automaticamente si passava alla guerra fredda. E l'Italia quindi dalla coalizione hitleriana veniva a posizionarsi nella coalizione occidentale e quindi gli alleati non hanno avuto molto interesse a che si svolgessero. Diciamo che erano state raccolte, si parlava di iniziare, le procure militari avevano già ricevuto gli incartamenti, ci stavano lavorando, ma poi a un certo punto si è lasciato perdere per vari motivi, tra cui per esempio nei riguardi della Jugoslavia, dove sono stati commessi un gran numero di crimini, sono stati aperti dei campi di concentramento italiani abbastanza, diciamo, con indici di mortalità notevole. Non erano campi di sterminio, ma erano campi dove si moriva di fame normalmente. E allora si è detto: sì, noi facciamo i processi se voi fate i processi ai vostri criminali, però questo poi la reciprocità, ovviamente, nel momento in cui la Jugoslavia era su un altro scenario politico, perché era, non solo era sul blocco orientale, ma poi addirittura ha rotto anche con la Russia di Stalin, e quindi tutto questo ha favorito, come ha favorito, ovviamente, l'amnistia, nota come amnistia del ministro Guardasigilli Togliatti, e quindi ci siamo adagiati nell'idea che queste cose non ci riguardassero. Poi alla fine, 55 anni dopo, si pensa di avere fatto, di avere risolto promuovendo, promulgando delle leggi memoriali. Queste leggi memoriali abbiamo visto che hanno anche i loro difetti, però al di là di questo bisognerebbe accompagnarle con la formazione storica nelle scuole, nelle università, che, come abbiamo detto, è ancora deficitaria. Beh, se vuole qualcuno del pubblico fare delle domande al professore, cioè io devo dire un'altra cosa pure, c'è stato anche un modo di vedere il fascismo, diciamo, come se fosse un autoritarismo velleitario, qualcuno come se fosse all'acqua di rosa, qualcuno si è permesso di dire che era una dittatura benigna, qualcuno che era una intossicazione di pochi anni, qualcuno come Jacques Maritain dice che era in fondo era un totalitarismo frenato dal cattolicesimo. Lo stesso Palmiro Togliatti, in un discorso tenuto a Mosca alla fine del 1943, definendo il rapporto fra popolo italiano e fascismo, affermava che il fascismo non era penetrato negli animi degli italiani, perché in Italia si era scontato che c'era una grande tradizione legata a tutto lo sviluppo della civiltà italiana. Lo stesso anche Bianchi Bandinelli affermava che gli italiani fanno i fascisti, i
Anche Hitler era paragonato a personaggi come Nerone, come Gengis Khan. Mussolini era paragonato ai capi popoli come per esempio Colla di Rienzo oppure Masaniello. Tutto il Führer, Hitler era un attore tragico, mentre il Duce era una comparsa melodrammatica. Cioè, una grande superficialità anche nella conoscenza effettiva di quello che è stato il fascismo. Grazie. Vediamo se qualcuno vuole intervenire, fare delle domande al professore. Sì, volevo intanto rispondere ad una domanda che ha posto un'ascoltatrice sulla chat che riguarda, si chiama Simona, mi pare, riguarda la risiera di San Sabba. La risiera di San Sabba è stato un campo di morte anche, che si trovava a Trieste, quindi la presenza di campi di concentramento in Italia è contrassegnata da due situazioni. Ecco, questo normalmente non lo si sa. C'erano delle porzioni d'Italia che dopo l'8 settembre sono state prese in mano, cioè amministrate direttamente dalla Germania. Era come se la Germania si fosse accorpata dei pezzi dell'Italia. Perché quando noi diciamo Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò, non è in possesso di tutto quanto il territorio che rimane sopra il fronte, no? Ma ci sono il litorale adriatico, cioè la zona di Trieste ed altre province vicine fino a Belluno, e la zona di Bolzano, che sono due territori, le Prealpi e il litorale adriatico, che vengono ad essere amministrati dai tedeschi. In questi territori si creano dei campi, il campo di Bolzano, dei lager dovremmo dire in questo caso, e il lager della risiera di San Sabba. Quindi c'è stato questo lager ed infatti da Trieste partono circa 70 treni e sono il numero più alto di convogli che partono dall'Italia, che appunto lì già nell'ottobre del 43 inizia a funzionare questo campo. Provo a intervenire io, malgrado sia un tecnico, ma ho Prego, Francesco. affrontato queste questioni quando lavoravo a scuola a Torino, quindi avevo saputo anche le sue storie, del suo libro, quindi tra l'altro il filmato ci ho messo pure il suo libro, proprio quello sui campi del Duce, quindi c'ho un filmato che facevo con la mia scuola. Quindi. No, non vorrei fare polemiche, cioè, c'è l'altra questione legata alla Riviera di San Siro, tutta la questione diciamo del lato orientale della Jugoslavia, quella che poi è diventata Jugoslavia, che è un problema molto doloroso per tutti, credo, però spesso non si affronta in modo serio, quindi se può, visto che faremo una discussione forse il 10 se non sbaglio, nelle nostre intenzioni, il 10 di febbraio è il quarto incontro che faremo. Se può raccontarci la situazione complessiva, precedente e successiva, brevemente, dell'area, diciamo, intorno alle Jugoslavie. Quindi tutti. Io mi ricordo il campo di Arbe, o Rabbe, come si chiama, che era. Il campo di Arbe appartiene alla Jugoslavia occupata. E la zona di Trieste invece è un territorio che apparteneva all'Italia che viene occupata dalla Germania dopo l'8 settembre, quindi sono cose diverse. Ma insomma, su Trieste, sulla Jugoslavia, è difficile dire in poche parole. Quello che posso dire è che intanto è stato organizzato recentemente, il 19 gennaio, dall'ANPI Nazionale, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha chiamato degli storici italiani, sloveni e croati per fare un convegno internazionale sull'aggressione alla Jugoslavia, perché non si parla mai di come inizia il rapporto conflittuale tra Italia e Jugoslavia ed inizia nell'aprile del 1941
Questo convegno lo nomino perché potete, chi vuole, chi ci ascolta, può andare sul sito nazionale, sia Facebook che sul sito normale dell'AMPI, e cercare questo convegno. Si può vedere tutto il video che si intitola 1941, l'aggressione. È una cosa recente, ci sono storici di tante nazionalità, quindi è un'occasione per farsi un'idea se uno ha un po' di tempo per seguirselo, un po' di voglia per seguirselo. Ad ogni modo io posso dirvi che, così come ho espresso qualche critica per quanto riguarda il modo come è stato fatto il giorno della memoria, così si potrebbe anche dire dell'altra legge memoriale, no? Perché c'è stato un periodo in cui in Italia si facevano queste leggi memoriali abbastanza importanti, che toccavano dei nodi abbastanza importanti, però al tempo stesso sul piano storico restava la stessa disinformazione di prima. Il giorno del ricordo di cui lei ha parlato, infatti, che riguarda la questione delle foibe, è stato affrontato anche lì con una legge, ma qui più che di legge c'è bisogno di leggere, e non si parla neanche lì assolutamente, anche in quella legge, della posizione dell'Italia. Quindi sono dei grumi di memoria che non si sono risolti, secondo me, con questa legge, anche se ultimamente la produzione storiografica è stata notevole, l'occasione di incontro, di discussione, quindi sicuramente siamo andati avanti. Se altre persone vogliono intervenire. Sì, stavo dicendo, quanto pesa il pregiudizio quando è funzionale alla potenza economica? Si è sentito, pronto? Sì, ho sentito. Il pregiudizio pesa sempre tanto se viene cavalcato, se viene cavalcato, se viene cavalcato da qualcuno. Ci sono dei partiti che cavalcano il razzismo, per esempio. Ci sono dei partiti che cavalcano il pregiudizio, e quindi più fessi trovi che ti seguono sul pregiudizio, e questi idioti di cui parlava Eisenhower quando faceva fare tutti quei filmati proliferano moltissimo, e quindi la democrazia soccombe se loro numericamente riescono a trovare la forza, che nelle dittature ovviamente è l'unica cosa che conta. Ma anche nelle democrazie, come abbiamo visto, come io ho fatto l'esempio il pregiudizio si basa anche sul principio di battere sempre su, ripetere ossessivamente delle fesserie che poi pian piano per qualcuno o per molti diventano delle verità. Aspettiamo qualche altro minuto per vedere se arrivano delle domande in chat, altrimenti poi chiudiamo e chiaramente dimmi, Francesco. Io vedo, non l'ho letta sulla chat, però mi è arrivata adesso su WhatsApp. È una nostra di Albi che chiede, che è in mira. Sto chiedendo qualcosa sul trattamento dei migranti che cercano di arrivare in Europa e vengono rimandati indietro. Sul corridoio balcanico, questa è la domanda che voleva, questo che sto leggendo su WhatsApp. Quindi volevo qualcosa sul problema, anche questo drammatico che si sta vivendo in questo periodo. Sono stati 4-5 morti, mi pare, tra ieri e oggi, di questi migranti che sono tormentati dal freddo e dalla fame. Viene un po' attenuata dai volontari che in qualche modo, ma non certo a livello governativo, queste nazioni sono molto rigide, e c'è il blocco. Tra l'altro in Bosnia avevamo già visto delle situazioni
negli anni 90, durante le, sappiamo che in qualche modo lì lo sterminio era ritornato, Srebrenica e Sarajevo erano state anche allora insanguinate. Adesso questa dei migranti è una situazione diversa. Poi mi pare che si possa parlare un po' di tutto, ma vedete, se è talmente unica e talmente ancora tutto sommato poco conosciuta la Shoah, che se noi quando abbiamo un'occasione per parlarne facciamo troppi paragoni, non per vietare o per impedire il dialogo e il confronto, ma i dialoghi e i confronti vanno fatti tra entità omogenee, con tutto il rispetto per i migranti e per la problematica, che è una problematica altrettanto epocale, che riguarda a questo punto l'intera Europa, come la riguardò la Shoah, ma sono problematiche completamente diverse. Noi dovremmo impegnarci perché quando parliamo di una cosa cerchiamo di capirla, quella, senza andare troppo sui. Per esempio, in Calabria non c'è affatto chiarezza, c'è poca chiarezza su co cosa era esattamente il rapporto tra l'Italia e la Shoah. Il fatto stesso che quando si arriva al 27 gennaio si parla un po' troppo ossessivamente di Ferramonti, che non c'entra nulla con la Shoah, questo dimostra che è un fatto storico importante Ferramonti, ma che non c'entra nulla assolutamente con la Shoah. Questo dimostra che ancora non c'è quella chiarezza che dovremmo avere. Io ho scritto la storia di Ferramonti nel 1987 e per esempio parlavo di due Ferramonti, la prima, che è quella che è strettamente legata al campo fascista, e la fase dopo il settembre 43, che è legata alla presenza degli alleati, dove questo campo rimane aperto, ma è tutt'altra cosa, cambia la ragione sociale. Bene, questo ancora non è chiaro a molti. Per cui la questione delle migrazioni attuali in Europa, magari dedicate un altro seminario, solo che questo non vuol dire non capire il dramma, la sofferenza di questa gente che affronta la morte. Una persona, una famiglia, un giovane che viene imbarcato ha, secondo me, tra le probabilità di vincere non più del 20%, 25%, quindi per il 75% queste persone si imbarcano e si danno alla morte come potenzialità. Questo già dimostra qual è il dramma. È arrivata un'altra domanda, sempre su WhatsApp, e la pone Lalla Rosi. Vorrei porre una domanda. Non crede sarebbe necessario ricordare anche i Rom, gli omosessuali, i disabili, i malati di mente, i testimoni di Geova, eccetera, per un totale di 17 milioni di vittime? Certo che sarebbe necessario, perché la deportazione di interi popoli che è stata fatta, deportazione politica, deportazione razziale, deportazione religiosa, come fatto storico non può essere compenetrata e compresa da quella che è, per esempio, in questo caso, il giorno della memoria. Il giorno della memoria è una legge con poche righe, che è dedicata alla Shoah, però al tempo stesso mette insieme altre cose, come per esempio gli internati militari italiani, che sono stati quei militari che dopo l'8 settembre sono stati deportati. Secondo Sì. me, quella che è l'esperienza anche di questi 20 anni è che il genocidio ebraico è stato così singolare e l'accanimento è stato così singolare contro gli ebrei che non conviene, a mio giudizio, dal punto di vista della chiarezza storica,
parlare degli IMI nella stessa giornata della Shoah, anche perché se andiamo a vedere giorno della memoria, il nostro calendario civile si è accresciuto moltissimo negli ultimi anni. C'è il giorno della memoria delle vittime di mafia, c'è il giorno della memoria delle vittime della strada, c'è il giorno della memoria, non mi ricordo più di che cosa, ma ce ne sono tante giornate. E questi sono giorni del calendario civile. Qui c'è un problema, secondo me, di fondo che va chiarito. Ognuno di questi giorni dovrebbe portare l'oggetto. Il giorno della memoria, forse perché era il primo, è stato sempre chiamato così, semplicemente giorno della memoria. Ma non va bene. Ecco perché voi mi fate questa domanda: perché non ricordiamo quelli, quegli altri ancora? Perché non è chiara la legge, o perlomeno l'uso che noi facciamo di questo termine, giorno della memoria. Perché il giorno del ricordo è diverso dal giorno della memoria? E se il 27 gennaio lo si fosse chiamato già da subito giorno del ricordo della Shoah, che cosa cambiava? Nulla, perché ricordo e memoria è la stessa cosa. Il problema però è che la gente pensa che il giorno della memoria sia il giorno, molte persone, non la gente in generale, che sia il giorno per ricordare tutto e tutti, no? E quindi anche tenendo conto del fatto che la persona che ha fatto la domanda ovviamente ha ragione, perché si tratta di categorie di persone perseguitate dal nazismo, ma sono comunque situazioni diverse. Perché, per esempio, l'epopea di 600.000 circa militari italiani che vengono mandati nei lager, no? Che fanno la cosiddetta altra resistenza. Perché inizialmente era anche questa una rimozione, poi c'è stato uno, tra virgolette, sdoganamento. E in qualche modo la loro esperienza nei lager, non avendo aderito alla Repubblica di Salò, è stata vista come una forma di resistenza. Però è una questione che non può essere assimilabile, perché vedete, io ho visto manifestazioni in cui il 27 gennaio, sia al nord che al sud, in molte regioni, mi è capitato di vedere anche dei programmi in cui si veniva a testimoniare per la Shoah. E la legge è anche ambigua in questo, che parla di tutti, anche coloro i quali hanno combattuto su altri fronti, oppure anche di chi è stato deportato in. Però io ritengo, ed è una posizione mia, posso anche sbagliare, ma mi assumo la mia responsabilità, che la Shoah come meccanismo infernale di distruzione programmata di un popolo intero, eccetera, e per le peculiarità che ha avuto con 6 campi di sterminio dedicati e tante altre maledizioni, deve avere la sua specificità. E al tempo stesso, non specificità nel senso che deve riguardare gli ebrei, deve riguardare tutti, ma è un argomento che deve mantenere la sua specificità. Posso chiedere una cosa, visto che lei ha lavorato molto sui campi del Duce in Italia, no? Sì. L'ora più o meno, se vuole raccontarci qualcosa, numericamente, piccolo o grandi, quanti ce ne sono stati? Oppure ci racconti un po', adesso era per sintetizzare. Con il termine campi del Duce, ormai questo termine si usa così per indicare questi campi, è il titolo del libro, ma si usa anche per capirsi, per indicare questi campi che hanno operato in Italia fino alla caduta del fascismo. Ecco perché Ferramonti non c'entra nulla con la Shoah, perché quando Ferramonti chiude come campo fascista, è il momento in cui la Shoah, cioè dopo l'8 settembre, o meglio, dal 25 luglio già il fascismo non c'è, perché
rimane, questi campi sostanzialmente rimangono. Dopo l'8 settembre questi campi smobilitano, ma in Calabria questo campo resiste fino al 14, l'alba del 14 arrivano gli inglesi a Ferramonti. Ecco, questi campi sono stati 48 in Italia, non insieme, ma durante l'arco che va dal 40 al 43, dal giugno del 40 al settembre 43, sono in tutto 48. Questi campi sono appunto di un'epoca in cui la Shoah in Italia non esiste, non hanno nulla a che fare con la Shoah e non hanno neanche a che fare in assoluto con le leggi razziali, cosa che invece molti pensano e molti scrivono e molti insegnanti fanno questo refuso di raccontarlo nelle scuole. Non c'entrano con le leggi razziali, sono figlie della guerra questi campi. E quindi come partecipa l'Italia alla Shoah, visto che abbiamo detto prima che ha le sue responsabilità? Per partecipare alla Shoah, per partecipare alla lotteria, bisogna comprare il biglietto. Per partecipare alla Shoah bisognava essere in una regione dove la Shoah c'era. La Shoah non c'è mai stata in Calabria perché la Calabria non è mai stata sotto la Repubblica Sociale Italiana, fortunatamente. Quindi le due cose sono: la Shoah in Italia inizia quando questi campi finiscono, ma inizia dove? Inizia dove c'è la Repubblica Sociale Italiana e dove c'è l'occupazione nazista. L'Italia invece avrà i suoi campi per ebrei. Come dicevo io prima, dal 30 di novembre 1943, l'Italia ordina l'arresto di tutti gli ebrei per essere poi mandati allo sterminio, e quella però è l'Italia di Salò, la Repubblica Sociale Italiana, che farà dei campi proprio destinati, campi per solo ebrei, per ogni provincia. Ma quello è un altro discorso. Direi che, visto anche l'assenza di domande e vista anche l'ora, sarebbe il caso, diciamo, Non inferire. non insistere ancora, non prendere la gente per stanchezza, in definitiva. Quindi io ti vorrei ringraziare per la disponibilità che hai dato ad Alba per presentare questo tema, che come abbiamo potuto tutti quanti, diciamo, avere modo di constatare, apre in noi parecchi interrogativi e li apre a maggior ragione in qualità di insegnanti. Poi penso anche che l'impegno dovrebbe essere anche, diciamo, portato alla società da associazioni, non tanto come scuola, ma come impegno civile. Ma questo è un mio pensiero. Quindi. Impegno civile, scusami Cosimo, l'impegno civile è importante, ma se la scuola italiana continua a ridurre le cattedre, le ore di insegnamento e tutto il resto, e lo Stato quindi si nega in realtà la memoria, questo deve essere chiaro. Poi le associazioni civili possono fare tutto quello di meraviglioso che riescono a fare e noi saremo contenti. E lo faremo insieme a loro, ma bisogna vigilare. Andatelo a cercare questo appello che c'è ancora, la storia bene comune. Lo faremo. Intanto ribadisco il nostro impegno. Noi abbiamo, come dice, sentito la necessità di approfondire questa questione e abbiamo messo in calendario 4 serate, di cui questa è la prima. La successiva sarà il 29 gennaio, sempre alla stessa ora, alle 18, e stavolta abbiamo dato il titolo Shoah e parola, cioè come le parole
acquistano un significato che non sempre corrisponde al riscontro reale. E a condurre questa serata sarà Antonino De Giorgio, ed incontrerà Tonino Nocera dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo. Colgo soltanto l'opportunità per ricordare che almeno il 50% dei cognomi calabresi ha origine ebraica, però ce lo siamo dimenticati. Con questo lascio la parola adesso a Luciano per ulteriori ringraziamenti e poi vi do appuntamento al prossimo incontro, cioè giovedì prossimo. Da parte mia, professore, la ringrazio tantissimo per la sua presenza, per tante informazioni che purtroppo non si conoscono. Io sono convinto che lo studio e la conoscenza della storia devono crearci, come si dice, gli anticorpi per saper difendere sia il nostro presente che il futuro. Quindi grazie della sua partecipazione e un invito a studiare la storia, a conoscere la storia, perché altrimenti non possiamo andare avanti. La ringrazio Grazie tantissimo e buona serata a a voi tutti. dell'invito. Buonasera, grazie.